Sono stato a Barcellona per una settimana circa e di conseguenza ecco il mio silenzio muto qui su YouTube. Però ripartiamo alla grande. Ripartiamo alla grande perché oggi vi faccio vedere cosa cambia in effetti con Android Oreo su questi benedetti Samsung. Purtroppo lo faccio solo sul Samsung perché ho a disposizione solo questo terminale. Però in realtà è linea di massima quello che va a modificarsi come impostazioni software molto particolari. Cambia un po' in generale su tutti gli smartphone. Ovviamente quel che concerne la Samsung Experience è ovviamente concerne solo quindi ai Samsung, però tutta quella situazione in cui magari si può posporre una notifica, quindi posticipare la notifica stessa una volta che già c'è arrivata, o tutto quel che riguarda il task manager delle applicazioni in multitasking riguarda tutti gli smartphone. Quindi questo video, diciamo, non è indirizzato solo agli utenti Samsung. Poi ovviamente sì, io ho un Samsung e quindi in questo caso parleremo della Samsung Experience 9.0, passa dalla 8.0 o 8.5 alla 9.0 a seconda del terminale che avete, che non cambia tantissimo in realtà, anzi quasi nulla. Finisce. E infine qui in descrizione troverete il link per installare Android Oreo sul vostro Samsung Galaxy Note 8, qualora voi aveste un Note 8 e non avete ancora ricevuto Android Oreo, perché in realtà in Italia ancora non è arrivato, è uscito soltanto in Francia e qualche altro paese. In Italia non si sa quando arriverà, dovrebbe uscire tra circa 20 giorni. Io mi scocciavo di aspettare ancora 20 giorni. È uscito, ho scaricato il firmware e l'ho installato. È una procedura ultra sicura, non intacca la garanzia, non vi disintegra il telefono. Se seguite la guida passo passo, non ci dovrebbero essere problemi. Io l'ho fatto ieri tardissimo, praticamente dopo una notte di bus e una giornata in coma nel letto, quindi praticamente si può fare tranquillamente senza pensarci neanche troppo su e basta seguire i passaggi. Poi qualora avete dei problemi potete venire nel mio canale Telegram, il link è sempre qui in descrizione. Siamo in 800, qualcuno di noi dovrebbe bene o male riuscire ad aiutarvi, soprattutto se non avete un Note ma avete un Samsung Galaxy S8, al quale non è ancora arrivato l'aggiornamento via OTA, cioè l'aggiornamento che vi esce praticamente la notifica aggiorna lo smartphone. Ebbene, ci sono guide anche per quel caso e quindi bene o male potete sempre venire in Telegram e chiederla. Io ve ne posterò una qualora ne abbiate necessità. Ebbene, non perdiamoci in chiacchiere e passiamo allo smartphone. Eccoci ritrovati quindi sullo smartphone. Andando subito nelle impostazioni, la prima cosa che salta all'occhio è a destra, in alto accanto all'opzione cerca, la fotografia del Samsung account collegato allo smartphone stesso. Quindi ecco la prima veste grafica che va a modificarsi. Ma cosa cambia realmente di succoso, di ciaccioso? Ebbene, se andiamo nelle opzioni di scheda, col tasto sinistro, possiamo vedere come è modificata la visualizzazione delle schede in generale delle app recenti aperte. In realtà possiamo cliccare su vista anteprime o su vista ad elenco. Sinceramente preferisco questa qui, nuova di Oreo, proprio perché con vista anteprime non vedo tutto ciò che è aperto, mentre così lo vedo subito di primo impatto ed inoltre mi è più facile raggiungere l'applicazione interessante da aprire in quel momento, proprio anche se non è l'ultima ad essere stata aperta, senza scorrere in alto e in basso con le schede. La seconda cosa che è subito balzata ai miei occhi è la modifica della tastiera. Infatti la tastiera Samsung in questo caso assume un aspetto un po' differente in cui nella parte centrale non c'è più un tasto riconducibile alle impostazioni o alle emoji che vengono spostati in alto. Quando iniziamo a scrivere, ci vengono forniti i suggerimenti delle parole per l'appunto che stiamo scrivendo, ma con il semplice tasto qui possiamo andare ad inserire emoji, GIF o quant'altro. Se per esempio, ecco, mi dà il suggerimento, clicco sul tasto T in alto a sinistra e posso andare nelle emoji, per esempio, e nelle emoji selezionare quelle che più mi interessano. Stessa cosa per le GIF o per gli stickers. Altra veste grafica che va a modificarsi è l'Always On Display, la schermata di blocco. Qui devo dire mi è piaciuta la cosa perché in alto a destra ho inserito schermata di blocco, questo era il widget iniziale dell'orario con la data che Samsung ci forniva, adesso posso andarlo a modificare come più mi interessa. Ce ne sono di davvero carini e devo dire la verità, questa modifica grafica non mi dispiace affatto. Ovviamente poi possiamo andare a modificare quello che è il colore, consente di adattare automaticamente il colore allo sfondo o addirittura ecco, personalizzarlo come più ci piace, oltre che a modificare quindi il tipo. Andando sul tasto Always on Display,
anche qui si modifica tutto, c'è questa scacchiera, ma di carine ce ne sono da tantissime, come possiamo andare a vedere qui in basso, ovviamente di personalizzabili. E la cosa sfiziosa è che hanno aggiunto questo, in cui è possibile inserirlo sulla schermata laterale, anche se in questo caso perdiamo le informazioni di notifica che andiamo a visualizzare. Altra cosa che va a modificarsi, anche se non posso mostrarvela, in questo caso parliamo del Bluetooth, che adesso si aggiorna potenziandosi e assumendo delle vesti informatiche che vanno ad aderire ai progetti al DAC, che ci permettono di migliorare tantissimo l'audio in uscita dal nostro smartphone via Bluetooth verso un oggetto di terzi, qualora per l'appunto l'oggetto in questione supporti questa codifica. Ma fidatevi di me, migliora davvero tantissimo l'audio. L'ho sentito su un Samsung S8 quando me lo fece provare un collega, e devo dire l'audio migliora davvero davvero tanto, perché come sapete ovviamente S8 ha ore ormai da qualche tempo. Altra cosa che va a modificarsi riguarda l'illuminazione Edge. Infatti possiamo andare a modificare, per quanto riguarda l'illuminazione, tutta una serie di cose, quando prima invece era disponibile solo l'effetto base, e adesso possiamo andare nel multicolore che si fa un giro intorno allo schermo, nel brillante che dà, ecco, questa sorta di brillante ai laterali, e di scintillante addirittura. Poi la cosa molto interessante è che si può andare a modificare sia la larghezza della linea, sia la trasparenza, sia il colore. Quindi devo dire la verità, è davvero molto carino come situazione, quando magari possiamo andare a personalizzare addirittura in base alle applicazioni che ci interessano di più, e quindi magari in WhatsApp possiamo farlo verde, in Telegram possiamo farlo blu e così via. Altra cosa che è davvero davvero carina, forse la cosa più bella a livello grafico che potevano implementare, finalmente la trasparenza nella schermata di blocco. Infatti ce l'ho impostata a livello alto, prima se vi ricordate la scheda era così, con questa striscia bianca orribile, proprio un pugno negli occhi. Adesso possiamo farlo completamente trasparente, in cui ci esce soltanto quindi la scritta sulla schermata di blocco, e lo schermo, lo sfondo perlomeno, si vede in una maniera davvero brillante, perfetta. Possiamo addirittura andare a mettere sull'icona di notifica, nascondere il contenuto, vabbè, questo diciamo è quello che più è il più oggettivo possibile, e addirittura possiamo invertire il colore facendo magari le notifiche di scritta nera, a seconda dello schermo che voi andate ad impostare, magari ecco che potete personalizzare come più preferite il colore del testo, se bianco o nero. Infine, ultima cosa ma non meno importante, sono riguardanti sempre le notifiche. Se infatti andiamo qui nelle impostazioni di notifica, vediamo come notifica sulla schermata home si attiva col badge, con una dell'applicazione, in realtà richiama un po' l'effetto Oreo, cioè non richiama un po', in realtà lo richiama del tutto. Infatti possiamo andare a mostrare che la notifica sia visualizzabile soltanto tramite un pallino, un puntino in alto a destra dell'app sulla schermata home o nel drawer delle applicazioni, anziché con il numero, in stile completamente Oreo. A dire il vero io preferisco il numero, anche se diciamo la scelta anche in questo caso è molto molto oggettiva. Ultima cosa, questa forse a livello grafico non c'entra nulla, ma è molto molto funzionale, quindi passiamo al lato funzionalità, ed è una delle uniche cose che probabilmente c'è oltre al fatto delle app recenti. Ebbene, passando per esempio il dito su delle notifiche che adesso sono qui visualizzate a blocchi, magari se leggete qui sistema Android, questo che sto cercando di aprire è un blocchettino basso perché non è una notifica principale, il telefono riconosce che non è una notifica principale. Ebbene, se per esempio vogliamo andare a vedere in una di queste notifiche il messaggio, ma in quel momento non possiamo, e quindi vogliamo che la notifica ci venga risegnalata tra magari 15 minuti, un'ora, due ore, ebbene con un piccolo swipe verso destra o anche con uno swipe verso sinistra, in questo caso l'ho fatto troppo forte, va bene, comunque con un piccolo swipe possiamo andare a cliccare sull'orologino, e in questo caso possiamo dire tra quanto tempo, bene o male, sarà posposta la notifica, quindi tra 15 minuti, 30 minuti, un'ora o due ore. E magari se clicchiamo tra un'ora ci verrà rinotificato con suono e vibrazione questa notifica, che magari andando a fare un semplice swipe per eliminarla dal centro notifiche, perché magari ci serve la pulizia, non vogliamo troppe notifiche in quel momento abbiamo, ce ne andiamo quasi a dimenticare. Ebbene ragazzi, il video purtroppo termina qui. Considerazioni personali, non sono assolutamente soddisfatto, ecco anche spiegato l'immagine di copertina, non cambia tantissimo, poche cose riguardante la Samsung Experience, ancora meno riguardante impostazioni dovute proprio ad Oreo,
e soprattutto guardando il futuro, guardando Android P, in realtà cambia ancora meno. Purtroppo Android ha dato 1000 impostazioni in più a Apple inizialmente, e adesso si sta un po' appiattendo questa modifica rapida e innovazione rapida software, purtroppo. Un purtroppo grande così, perché in realtà gli smartphone adesso stanno diventando tutti uguali, sia a livello hardware, quindi estetica, sia a livello software. Ebbene, il video termina qui, non sono assolutamente contento quindi di questo aggiornamento, speravo in qualcosa di meglio, anche in veste soprattutto grafica, speravo che Samsung magari desse anche con questa uscita un Bixby finalmente in italiano, non so che farmene quel cacchio di Bixby, e purtroppo invece ancora no, bisogna ancora aspettare. E va bene così ragazzi, ci vediamo come sempre in un video di domenica, e soprattutto bombardate di like questo video e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ciao!